E allora, cari amiche e cari amici, restiamo in Italia e parliamo di una storia diversa, una storia, diciamo così, più sommessa ma molto divertente, che ci permette di conoscere una realtà su cui non ci soffermiamo abbastanza e andremo anche, pensate, un po' in qualche modo anche in paradiso. E allora, benvenuti a Effetto Notte, Antonio Catania, uno dei volti più apprezzati del nostro cinema, e oggi Catania, insomma, un po' la ripercorreremo, un po' questa carriera, perché c'è un ruolo di cui vogliamo parlare. E allora do il benvenuto a Effetto Notte a Don Pino Venerito, che è il direttore del Centro Don Guanella di Roma. Buonasera. Allora, Don Pino, insomma, ora dice, ma che cosa c'entra con Effetto Notte, con un programma di cinema? Allora, lo sveliamo a poco, intanto io direi una cosa, perché come sa chi ci segue, ci vedono in tutta Italia, il Don Guanella a Roma si conosce molto molto bene, nel resto d'Italia non lo so. Di che cosa si occupa il Don Guanella? Ci occupiamo dell'accoglienza e della riabilitazione di persone con disabilità mentale, psicofisica. Ne ospitiamo 195 residenzialmente, ne ospitiamo 60 in regime di diurnato, nel senso che vengono al mattino nel nostro centro, frequentano le attività riabilitative, poi nel pomeriggio rientrano in famiglia. Poi abbiamo un ambulatorio per le riabilitazioni specifiche, logopedia, neuromotoria, per i bambini più piccoli, insomma, da pochi mesi di vita fino ai 15-16 anni. Fate del bene con persone su cui forse c'è un po' di diffidenza e di difficoltà, ne parleremo nel corso di questa puntata. Che cosa c'entra tutto questo però con il cinema? Perché, Don Pino, ti abbiamo invitato oggi? Abbiamo voluto tentare questa strada come una opportunità per i nostri ragazzi di esprimere le loro potenzialità. I nostri ragazzi da tantissimi anni si esprimono attraverso il teatro, tutti gli anni fanno teatro, e questa del film era una bella avventura che non avevamo mai tentato. Allora spieghiamolo, perché c'è questo film che si intitola O Amici in Paradiso, lo raccontiamo anche alle amiche e agli amici che ci stanno seguendo da casa, che è stato girato proprio al Don Guanella. E arrivo ad Antonio Catania, perché Antonio Catania, tu sei Don Pino, sì. Una bella responsabilità. Appunto, dopo quello che ha detto, no? La responsabilità di Don Pino, questo centro, veramente un grosso lavoro fanno lì. Io ho interpretato cosa che poteva fare benissimo anche lui, mentre io il contrario, no, sicuramente no. Ho interpretato il suo ruolo, no? Don Pino, quindi, diciamo, in questo rapporto, questa relazione con i ragazzi con cui mi sono trovato a recitare. Alcuni anche più bravi di me. E approfitto per far presente che nel 2011, in occasione della canonizzazione di San Luigi Guanella, i nostri ragazzi hanno esposto le loro opere, pitture, grafici, ecco, nel famoso chiostro del Bramante. Ecco, lo facciamo vedere, ecco, sì, qui. Perché è stato raccolto. Quindi, insomma, al Don Guanella succede quello che forse non immagineremmo, che invece magari per voi è realtà ordinaria. Un'ultima cosa e poi vediamo le clip del film. Mettiamoci d'accordo su questa puntata, perché a volte c'è pure un po' di ipocrisia, no? Quando si parla di questo argomento, allora tu giustamente, Don Pino, li chiami i nostri ragazzi, no? Allora, dovendo dare una definizione, cosa diciamo? Disabili, diversamente abili, come? Allora, il nostro fondatore San Luigi Guanella ci ha insegnato a chiamarli con un nome bellissimo, che forse la gente non riesce a capire fino in fondo, ma per noi è significativo. Li chiamiamo buoni figli. Ecco, e allora... Ovviamente adesso il termine che possiamo così adoperare, giusto per capirci, è persone con disabilità. No, no, ma comunque buoni figli mi piace. Allora scopriamoli questi buoni figli, scopriamo Amici in Paradiso, ma scopriamo anche la realtà del Don Guanella in questa scheda. Quindi come lui, quelli come me gli fanno schifo. Felice Castriota è un commercialista salentino, superficiale e spregiudicato, con frequentazioni poco raccomandabili. Pizzicato dalla polizia in un brutto giro di mafia, pur di evitare la galera, decide di diventare collaboratore di giustizia, scegliendo l'affidamento ai servizi socialmente utili. Fai solo un'altra stupidaggine e ti caccio a calci in culo! Destinato a prestare servizio al Centro Don Guanella di Roma, dove sono ospitati pazienti con disabilità fisiche e intellettive, Felice si imbatte in una realtà completamente nuova e sorprendente, che in un primo tempo lo spiazza, ma che con il trascorrere dei giorni, grazie all'aiuto di Giulia, la psicologa del centro, del direttore Don Pino e dei pazienti entusiasti della sua presenza, gli darà una nuova ragione di vita. Il mio regno
Per un cavallo. Sono trascorsi quasi 100 anni da quando, all'indomani della morte di Don Luigi Guanella, nel 1919 fu fondata la Casa San Giuseppe, centro di riabilitazione per persone con disabilità fisica e intellettiva. Una delle tante realtà, la maggior parte a carattere religioso, che punta al reinserimento dei pazienti nella società. Grazie al supporto di operatori altamente specializzati che seguono la loro quotidianità, fatta di laboratori, percorsi terapeutici, attività ludiche, i pazienti che vivono in strutture residenziali sono 24 ore su 24 a contatto con il mondo reale. Se anticamente la neurodiversità veniva considerata come una colpa o una disgrazia di cui vergognarsi, i malati venivano relegati in ghetti lontani dagli occhi della gente e i loro comportamenti spesso corretti con metodi brutali, oggi come oggi sembra sempre più chiaro che l'integrazione affidata a persone altamente specializzate è la strada da percorrere per la cura della disabilità mentale, sin dall'età scolastica. Eh già, perché come dimostra O Amici in Paradiso, queste realtà possono essere luoghi terapeutici per i pazienti ospitati, ma anche per gli operatori, volontari e tutte le persone che li frequentano. Luoghi in cui la cura, l'amore, il dialogo e l'amicizia divengono strumenti preziosi per aiutarci ad essere persone migliori. La ballerina di tango, l'attore shakespeariano, il cuoco sono i nuovi amici di Felice, che con loro scherza, si ubriaca e si confida, finalmente libero di essere se stesso, persuaso sempre di più di aver trovato finalmente il suo angolo di paradiso. Il menù è fisso. Il menù è fisso! E tu sei fisso! Allora, io lo voglio dire subito alle amiche e agli amici che ci stanno seguendo. Voi da casa non l'avete visto, ma Don Pino si è quasi commosso durante il servizio e comunque è la tua vita, no? Sì. Perché è una vita per gli altri. Sì, io ringrazio veramente il buon Dio perché mi ha dato questa fortuna di passare questi anni della mia vita insieme con queste persone. Nella mia esperienza di sacerdote ho fatto tante cose, ho ricoperto tanti ruoli, il formatore di giovani che si preparavano al sacerdozio, alla vita religiosa, mi sono occupato di ragazzi minori in situazioni di disagio sociale in una delle periferie più sintomatiche di Napoli, quartiere Scampia. E quando sono stato inviato lì alla Casa San Giuseppe di Via Aurelia Antica a Roma, all'inizio sono stato colto un po' così dalla paura di ma che sarà, poi dopo, ecco, adesso ringrazio veramente perché mi hanno questi ragazzi mi hanno dato in umanità una ricchezza che non avevo, lo confesso candidamente. Io voglio sapere anche da Antonio Catania perché abbiamo visto, no, praticamente a parte Antonio Folletto che è un attore professionista, sono tutti loro, bravo, no? Sì. Ecco, che cosa, cioè, praticamente loro sono i protagonisti del film, no? Com'è andata? Che cosa avete scoperto durante questa lavorazione? Lo chiediamo spesso agli attori, no? Però questo non è proprio qualcosa che capita tutti i giorni, no? Si vede anche Antonio Folletto che non sembra un attore, no? Sembra uno di loro, no? È difficile distinguere. E veniva anche corretto, mi sembra di capire, sì, no? Fai così. C'era Mariano che gli indicava, Mariano è... Nel film fa la parte di Giacomo, Giacomo, no? Quello che abbiamo visto Giacomo e gli indicava la manina, tienila un po' più in su perché io ce l'ho così. Pensa. Però certo sono delle persone così imprevedibili a volte, no? E questo è il loro bello anche, né? Quindi devi essere pronto anche a improvvisare, a trovarti di fronte. Perché il cinema non è questo, no? Il cinema, lo ricordiamo anche a chi ci segue, è fatto di posizioni, di punti, qui sì. Si dice questo a comando, quindi questo come avete... Soprattutto... se la ride, no? Sì, soprattutto di ripetizione. Ho visto la loro bravura e del regista di adattarsi alle situazioni e alle situazioni concrete di quel giorno dei nostri ragazzi, una cosa splendida. Però direi che in generale quello che ti colpisce, adesso se non vorrei essere retorico, però... è che queste persone sono talmente pure in un certo senso, no? Che ti danno veramente molto, ti trasmettono. Sono pure, sì, infatti quello proprio. Di cui hanno bisogno è semplicemente un abbraccio,
un affetto, l'amore, questo è quello che serve. Ho anche difficoltà a dire qualcosa su questo perché mi sembra una parola talmente chiara, e su questo appunto vorrei chiedere a Don Pino, perché incontrando, diciamo, questi buoni figli, li abbiamo definiti così, Papa Francesco li ha incontrati lo scorso 11 giugno, c'è una frase che ha detto il Papa, ora al di là delle date: le diversità sono proprio una ricchezza, che questa poi mi sembra una frase, insomma, forse interessante da tanti punti di vista, è un po' la somma, no, di quello che ci state raccontando oggi, no? Esattamente, sì, noi siamo abituati a vedere le diversità come un qualcosa che ci mette paura, no? Qualcosa che dalla quale prendere la distanza, ma proprio perché non siamo abituati a gestirle. Invece le diversità, particolarmente le diversità di questi nostri cari amici, sono una ricchezza. Come ho detto prima, per me ha rappresentato un percorso di umanizzazione veramente grande, ecco. Catania prima diceva l'abbraccio, no? Allora alla fine un po' il titolo del film Amici in Paradiso, un po', diciamo, possiamo dire che l'avete trovato un piccolo paradiso, per quanto possa essere tale la lavorazione di un film, no? Durante le riprese. Eh sì, diciamo che sia la produzione che il regista sono tuttora presenti, no? Sì, Don Guanella, sì, stanno lì. C'è anche la difficoltà a staccarsi. Si è creato un legame, un rapporto. Allora, anche perché, come ci racconta il film, questi buoni figli, queste persone ci possono anche salvare la vita, perché quello che succede nel film è che appunto il protagonista Ferracane, che appunto si trova al Don Guanella, ha avuto in passato delle frequentazioni non proprio raccomandabili, che poi tornano e inaspettatamente, da chi meno te l'aspetteresti, gli viene salvata la vita. Guardate. Trovate? No, ho cercato dappertutto ma non ci sono. E i letti sono intonsi. E quindi non hanno nemmeno dormito qui. Ragazzi, manca anche Sud di Felice. Forse li ha portati a fare un giro. No, dai, ce l'avrebbe detto. No, cerchiamo di lasciarci prendere dal panico. Hai provato il cellulare? Sì, il Sud di Felice è spento. I pazienti non rispondono, ho provato anch'io. Comunque le ragazze del centralino continueranno ad insistere. Se dovessero rispondere ci avviseranno. Buongiorno, Don Pino. Sono andati a Gallipoli. A Gallipoli? Ma come lo sai? A fare cosa? Non posso rispondere alle tue domande insieme. Ma Giacomo, cosa sono andati a fare a Gallipoli? Mi hanno detto di dirvi di non preoccuparvi, sarebbero tornati domani. Dobbiamo chiamare la polizia. Va bene, voi fatelo, io intanto vado. Dove? A Gallipoli, dove se no? Vengo con te. Grazie, Katia. No, un momento, ma come, due donne da sole? No, okay. Per carità. Enzo! Sì, vengo subito. Aspettate. Ecco. Enzo, per favore, le accompagni tu. Certo, non è problema, ci penso io, Don Pino. Sì, però prima cambiati. Mi fa un bel regalo, a me il biancazzurro mi fa venire urticaria. Ecco. Adesso tu mi dici come sono andate le cose. Non posso rispondere a due domande insieme. Questa è una domanda sola, non sono due. È facile. Che cosa è successo? Sono scappati e sono andati a salvare il loro amico. È mai successa una cosa del genere, Don Pino? No, vabbè. No. Il nostro centro ha il cancello aperto, non dico 24 ore su 24, perché alle 22:15 in genere chiude fino alle 6 del mattino, però è sempre aperto. I nostri ragazzi non hanno mai avuto questa tentazione di andare fuori, perché è un paradiso. Certo. Lo dicono tutti quelli che per avventura hanno la voglia di passare, no, quel cancello e di scoprire la bellezza non soltanto degli ambienti naturali, il bel parco, le strutture, ma soprattutto la ricchezza che danno questi ragazzi. Il paradiso è dove due o tre si trovano bene insieme, no? Dove ci si vuole bene, ecco, allora è lì, il paradiso è il Don Guanella. Devo dire che mi ha fatto venire una grande curiosità, tra l'altro lo svegliamo anche l'amica e gli amici che ci seguono, eppure vicino TV 2000, magari uno di questi giorni ci veniamo a fare una passeggiatina, ma magari la cosa, facciamo come Catania. Allora, però l'ostacolo principale all'inclusione qual è? Un ostacolo culturale? Che cosa, Don Pino? Tante volte può essere il pregiudizio che queste persone possano diventare ridicole, no? Qualcuno mi ha fatto la domanda, ma come mai questi ragazzi li porti in giro così? Ma, se sono così, io li devo apprezzare per quello che sono, non occorre chiudere gli occhi sulla loro realtà, anzi li devo
aprire di più. Anche i genitori, come si diceva prima, sono motivo di orgoglio di vedere i propri figli, no? Alcuni proprio bravi anche, interpretare, no? Insieme a noi, è veramente appunto una festa da questo punto di mi vista. Mi fa veramente piacere di sentirlo, perché veramente l'avevo già capito vedendo il film, sono sicuro che anche chi ci segue in questo momento è d'accordo con noi, è un film, però è anche più di un film, perché c'è qualcosa di più dietro. Allora adesso arriva il momento difficile, perché Don Pino dovrà tenere sotto osservazione Antonio Catania, come ha fatto durante la lavorazione, poi diciamo se si riconosce o meno in queste interpretazioni. Intanto, in questo io voglio approfittare della presenza di Antonio Catania in studio, perché, come si dice, no, non è una frase fatta, la carriera di Catania dura davvero da tempo e con successo, e allora riscopriamoli alcuni di questi volti che sicuramente ricordate anche voi di Antonio Catania al cinema, e cominciamo addirittura da Mediterraneo, guardate. Scusate, ma voi da quanto tempo che state qua? Da giugno. Giugno? Giugno, e di che anno? 41. 41? Giù, eh? 3 anni? Come 3 anni? Quindi da 3 anni che state qua! Cioè, 3 anni, allora, hai sentito? 3 anni! 3 anni che sta qua! Oh. Pure lui sta qua, tutti insieme stiamo qua da 3 anni. Ah, tutti quasi? Siamo arrivati insieme. E voi non sapete niente, non sapete che so, una radio o qualcosa, no? Sì, ce l'avevamo. Allora vedevo dire tutto, vedevo spiegare tutto. Allora, Mussolini è caduto. Sì. L'Italia è divisa in due praticamente. A sud ci sono gli inglesi e gli americani, no? Al nord ci stanno i tedeschi con i fascisti. Si è formato il CLN. Che è questo CLN? Comitato di Liberazione Nazionale, i partigiani. Tieni come c'è la guerra civile. Mia moglie. Volevo dirvi che ho perso il treno e sono a Venezia. Secondo te è una cosa normale che una piglia e chiappa e se ne va così? Io sto veramente a pezzi. Mi fate due volte la settimana in analisi. Io tre. Io sono felice, io sono una donna felice, molto felice. Te non sei malato, te sei una persona pericolosa. Va, mi rispondi tu per favore, dai, deve essere un altro porco. Quella. Che t'hanno detto? Cambia numero. Se qua ognuno vuole dirla... Scusa. Scusate, ma qui di malati non c'è rimasto più nessuno, solo io. Allora, su Verdone arriviamo tra un po', però Mediterraneo, no? Ce lo ricordiamo tutti, qui c'è l'Oscar, no? Quindi proprio insomma una grande emozione. Beh, emozionante vedere anche Diego Patantono magro. È vero. Anni, insomma, io capelli neri, ragazzini. Beh, insomma, pure Salvatore, se lo stiamo vedendo in questa foto, era abbastanza, però insomma è un motivo d'orgoglio, ma quella è una scena chiave del film, anni. No? Bellissima esperienza, un bellissimo luogo, un bellissimo film, insomma sono dei ricordi indelebili, no? Poi dopo è arrivato pure l'Oscar. Ve lo immaginavate stato... questo? Ma no, ma assolutamente, anche se quel luogo era un po' magico, aveva delle caratteristiche uniche quest'isola a sud di Rodi, vicino alla Turchia, e devo dire che ha avuto la sua influenza sicuramente. L'aveva raccontato anche Salvatore, questo poi abbiamo visto Pane e Tulipani e poi Verdone, perché anche qui avete lavorato insieme diverse volte, insomma è un attore, sì, un regista amatissimo, no, Verdone? Sì, molto, un regista veramente molto cordiale, ti fa sentire... Cioè, qual è il segreto di Verdone secondo te, perché piace tanto anche al pubblico? Noi quando montiamo i servizi, le interviste su Verdone, addirittura buono. I montatori sanno a memoria le frasi dei film. È molto generoso con gli attori, no? Mm-hmm. Non capita spesso di trovare dei registi attori, no, che poi godono quando vedono gli altri fare delle cose bene, no? Quindi questo, che ci circonda anche di persone valide. E poi, vabbè, lui è un osservatore straordinario, un imitatore sensazionale, passa il tempo per studiare le persone, a guardarle e ha fatto anche tanti sacerdoti, Don Pino. Allora, ora qualcuno lo vediamo, anche abbiamo preparato delle foto, chiediamo appunto, che giustamente puoi esprimere anche un giudizio, per Verdone in versione sacerdote, che ne pensi? Insomma, ci ha preso o non ci ha preso? Sì, ci ha preso, una bella macchietta, presenta bene anche il nostro mondo, diciamo, quindi con la sua incisività, con la sua
bonarietà, da un tocco di umanità. Ecco. Continuiamo in attesa di avere poi il giudizio finale, appunto, di Don Pino su Antonio Catania. Continuiamo questo viaggio. Sì. Catania un po' c'ha paura, dice io. Beh, un pochino. Vabbè. Continuiamo questo viaggio nei tanti volti, appunto, di Antonio Catania. Allora, ha lavorato con Verdone anche in un altro film, appunto, L'amore eterno finché dura. C'è un'altra sequenza, e probabilmente molti di voi ricorderanno, la stiamo per rivedere. Ma Catania è al cinema in questi giorni anche con L'ora legale e naturalmente anche con Amici in paradiso. Vediamo. Non vorrei che tu ti facessi degli scrupoli. Magari non hai il coraggio di dirmi come stanno le cose. Magari pensi che questa poveretta si è separata. Adesso se io le dico che non me la sento, cade in depressione. No, non è così. No, perché non c'è nessun bisogno che tu ti preoccupi per me. Mi sentirei umiliata se tu pensassi che... No, ma che c'entra, per carità? Guido, io ti chiedo soltanto di essere chiaro e sincero. Cioè, è ovvio. Che discorsi? O dentro o fuori. Lo capisci anche tu che non ci sono alternative, no? O dentro o fuori. Fuori. L'ha detto, il progetto deve essere regolare. Vabbè, ma quello usa regolare come intercalare, capito? Come noi usiamo minchia, lui usa regolare. Tutte me le dovete portare, così facciamo pulizia. Ma tu, il permesso per vendere frutta e verdura, che te l'ha data? Mio padre. E l'euforia dei primi giorni, ma vedrete che Pierpaolo tornerà normale. Anche a noi, giustamente, ce l'ha raddoppiata l'immondizia. Sto cornuto! Mettiamo in scena Riccardo Tempo, che cazzo! Bambino. Vabbè, quando ci vuole, ci vuole. È un bagbone, guarda, guarda là. Tutti mentono. Tranne me. Va bene, allora è una carrellata perché chiaramente Antonio Catania di ruoli ne interpreta di tanti, però vi vorrei soffermare un momento sul film di Ficarra e Picone perché ci permette di parlare dell'oggi. È un film di cui ci siamo occupati qui a Effetto Notte, è un film che sta andando molto bene, L'ora legale racconta, appunto ce l'hanno raccontato proprio loro, Ficarra e Picone, quest'Italia dove tutti diciamo non ci piace quello che vediamo, vogliamo il cambiamento, e poi Catania quando arriva questo cambiamento... Non siamo pronti per il cambiamento. No, non lo vogliamo proprio, no. Perché è quello che ci dice, cioè è un Pamara questo. Come considerazione. Beh, una considerazione, no? Infatti, il film è coraggioso anche per questo, perché fa una considerazione molto amara sul nostro Stato, praticamente. Che non... Tutti vorremmo la legalità, poi quando ce l'abbiamo o tocca dei nostri interessi piccoli e personali, non siamo disposti a fare dei sacrifici. No? È la chiave della commedia quando è intelligente, no? Sì, riuscire a dire qualcosa sull'oggi, no? Con l'arma del sorriso. Allora, Don Pino, diamo adesso, è arrivato il momento della verità, Antonio Catania, l'abbiamo appena visto anche nelle clip, è stato bravo, non è stato bravo a interpretarla? Che voto gli diamo? Siamo al momento. Ma sono sincero, 10. 10, mamma mia. Perché è veramente, ha una carica umana veramente. Mi ha detto la verità, sì, mi hai detto la verità. Grazie. Però c'è una frase proprio di Don Guanella che voglio condividere anche con i nostri telespettatori. E mi sembra veramente una frase bella anche riagganciandoci al discorso dell'ora legale che ci può illuminare sull'oggi. Fai il bene e lascia dire. È tutto il, come dire, il sunto della vita di San Luigi Guanella, e noi cerchiamo di rendere testimonianza a questa sua missione, no? Quella di fare il bene. Riceveva tante critiche, ha subito anche diverse opposizioni nel suo andare avanti nella missione, però mai si è lasciato intimorire perché confidava in questo principio, no? Fai il bene, lascia dire. Sicuramente non a tutti andrà a genio quello che faccio, ma io so che è bene e vado per la mia strada. Mi sembra una parola veramente fondamentale, non solo riferita a questo tipo di realtà, ma in generale anche per i tempi che stiamo vivendo nell'Italia di oggi. Allora io vi faccio un grande in bocca al lupo a tutti e due per le vostre attività che sono diverse, ma che svolgono in maniera diversa comunque una funzione sociale, e vi ringrazio tantissimo per aver preso parte a Effetto No.